Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come si registra un account H4SL. Prima di tutto dovete dirigervi al sito che vi metterò in descrizione, poi il sito vi aprirà. Aspettate un attimo, andate sul sito, il sito vi aprirà così e ci saranno tre cose e voi girate quello in mezzo che vuol dire registrati. Ok, dopo aver registrato, cioè dopo aver pigiato registrati, pigiate il primo, la prima opzione. Poi io, dato che ho il traduttore, posso tradurlo. Voi in prima casella mettete il nome utente, ok, nella seconda vi mettete l'email, nella terza mettete la password, ok, poi mettete maschio, se siete maschi ovviamente quello decidete voi, poi la località dove abitate, poi qui mettete, io metto studente, così, cavolo, rumore mettete qualsiasi, tanto chi se ne frega, anche qua nei commenti mettete una cosa a caso, poi pigiate registrati. Ecco, primo passo fatto. Poi nel secondo passo dovete prima tutto mettere la password che avete messo in precedenza, poi mettere il codice che c'è scritto qua, 3T, poi mi sembra che ci sia uno 0, ok. Nel paese mettete una a caso, non mettete Spagna, qui codice fiscale non lo mettete, mettete la vostra età, se non c'è la vostra età mettete una a caso. Selezione di sesso, mettete man, studente, l'opzione è quello, la prima, poi qui mettete i cosi, aspettate, vi mostro l'originale così, se non avete il traduttore sarà così, ok, qui mettete la password, quello che avete messo in precedenza, qui quello che c'è scritto qua, qui mettete, mettiamo Maxico, e qui mettiamo l'età, qui mettete hombre, che vuol dire maschio, qui mettete il primo universitario, che cacchio è quello lì, qui mettete una cosa a caso, informatics mettete, qui mettete una cosa a caso, mettete music, internet, quello che volete, poi alla fine fate register, ok, registriamoci. Ok, se per caso non vi funziona il tasto registrati, fate il, come si dice, il, cioè fate, come cacchio si dice, aspettate, ah, ricarica questa pagina, fate una ricarica della pagina, mettete sempre la stessa cosa, quelle cose prime, Z R D P 8, questo, non mettete l'età che un cacchio me ne frega, mettiamo un a caso, qui primo è studente e caso, e qua e registrati, ok, non so che, ah ok, mettiamo questo, chi se ne frega, ecco vi caricherà, ah, dovete mettere il codice, ok, ora traduciamo, ok, l'account è stato attivato, grazie, iscriviti, possono essere ora fornito forum e la password del login è qui, quindi cliccate qui, qua, cioè questa qua, e poi vi mettete nome utente che era rector, mi sembra uno, e poi la password che avevo messo io, collegare. Ecco qua, Rector 1 collegato, quindi è finito qua il tutorial, ciao a tutti, oggi dovrebbe funzionare anche il loro hack, quindi ciao, se avete qualche problema sempre contattate me.